L'ho tirato giù dal letto perché gli artisti dormono fino a tardi. Limitazione mobilità per gli over 70. Oh, c'ho voglia di stare nel letto, ho voglia di tempo, hai No, voglia. Questa perché... limitazione mobilità over 70, che vuol dire? E che vuol dire che... Domicilio coatto. Adesso glielo chiediamo a Silei, sono E delle perché? Io indiscrezioni. voglio sapere il perché. Perché sì, per salvare una nazione, per salvare il mondo da questa pandemia, si può scegliere qualsiasi strada. Però io voglio sapere il perché. Perché sei fragile, Leopoldo, No. secondo il governo sei fragile. Allora, secondo il governo è un O fatto. secondo gli esperti? Secondo Gli esperti del governo. gli esperti del governo dovrebbero conoscere il territorio molto meglio di tutti quanti gli altri, ma pare che lo ignorino totalmente, perché devono pensare che una persona di 70 anni, io ne ho 75, sono un po' Li un'eccezione. porti benissimo tu. Grazie, però quanti come me? Ci sono persone di 70 anni sole, senza famiglia, senza aiuti, senza possibilità di avere un aiuto, che si troverebbero veramente peggio di un delinquente a domicilio coatto. Oltretutto, abbiamo visto in questi tempi che non è come in altre nazioni che c'è qualcuno che si interessi singolarmente a queste persone. Queste persone vuol dire chiuderle in casa e trovare i cadaveri Ma dopo un no, po' ci di... vanno i figli, i No, nipoti, perché ci non vanno i tutti figli, hanno i i figli, non nipoti. tutti hanno i nipoti, non tutti hanno gli amici e non tutti hanno la possibilità di assistere altre persone, tant'è vero che c'è la Caritas, ma la Caritas ci devi andare. Anche io che dice me li porto benissimo, io non so se ne uscirò vivo. Uno per... no, che ne sai? Ma dai, Leopoldo, per Scusa, ma favore. no, io non Ma ho no, nessuno ti che la prego. mattina mi Ma porti il pane. vengo io. Vieni tu, è molto spiritoso tutto No, questo, non è però la spiritoso, è cosa è vero. molto, molto, molto Però lui sta tragica. ponendo un problema.